prostituirsi in una casa di Stresa e per strada. Tre venezuelane salvate dai carabinieri, clienti da tutto il BCO. Sarà realizzato davanti all'ospedale Madonna del Popolo il nuovo ricovero per il posto barca dei carabinieri di Omegna. Pino Greco lascia la guida del PD del VCO dopo la nomina al Conser. La carica sarà temporaneamente ricoperta da Graziano Zaretti. Parte domani in tutto il Piemonte la stagione dei saldi, fino al 31 agosto a caccia di affari fra sconti e ribassi. Sono 29 gli eventi in programma al Teatro Maggiore per la prossima stagione. Si comincia il 14 settembre con il tango. Vasil Matviciuk vince l'edizione 2019 del Grand Prix Città di Omegna. Alle sue spalle Marco Giudice e Giovanni Cotti. Ben ritrovati dalla redazione di Vicea Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con una brutta storia che arriva da Stresa. Tre giovani sudamericane attirate in Italia con il sogno di una nuova vita, invece hanno trovato tre aguzzini che le costringevano a prostituirsi. È una storia terribile quella che sarebbe emersa in seguito a un'operazione dei carabinieri di Stresa e Premosello Chiovenda, messa a segno tra mercoledì e giovedì. Tre ragazze giovanissime, tra i 19 e i 23 anni, arrivate dal Venezuela con il sogno di un lavoro e di una nuova vita in Italia, erano tenute segregate e costrette a prostituirsi in una casa in via Percampino a Stresa. I loro aguzzini, un peruviano residente a Stresa e due ecuadoregni, uno di Milano e l'altro di Busto Arsizio, sono stati arrestati e sono in carcere da giovedì sera. La procura e carabinieri mantengono il riserbo, ma in molti hanno visto i militari impegnati nella perquisizione della casa in cui le ragazze vivevano e ricevevano i clienti provenienti da Stresa, Baveno e tutta la provincia. Inoltre le giovani erano anche costrette a prostituirsi in strada nella zona di Premosello. Grazie al blitz organizzato dai militari, le ragazze sono state liberate e portate in un luogo sicuro e i loro aguzzini sono dietro le sbarre. Le accuse sono di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Carabinieri protagonisti anche nel prossimo servizio, ma non per la cronaca. Omegna, la loro imbarcazione da tempo cerca casa, una questione che si trascina da mesi e che ora sembra essere arrivata a un punto di svolta. Tutti i pezzi del puzzle si stanno componendo e presto, entro la fine dell'anno, i carabinieri di Omegna avranno un nuovo ricovero per la loro imbarcazione, dopo che la darsena precedente alla ex canottieri è stata inglobata nel progetto di recupero e sistemazione dell'area, peraltro ormai prossimo alla conclusione con l'inaugurazione del ristorante prevista per il prossimo 18 di luglio. L'iter burocratico per il nuovo spazio dedicato all'imbarcazione dell'arma è giunto al termine. Sono infatti arrivati in nulla osta per la concessione demaniale e per l'autorizzazione paesaggistica. Il nuovo ricovero sarà realizzato davanti all'ospedale nella zona a lago a fianco del pontile meno centrale. Ora, spiega il vice sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Strada, stiamo predisponendo il bando per i lavori che costeranno circa 58.000 euro e che confidiamo di terminare entro la fine dell'anno. C'è stato qualche ritardo rispetto ai tempi iniziali, ma dovuto a cavilli di natura burocratica. Siamo soddisfatti molto per il mantenimento a Omegna di un servizio davvero importante, perché il pattugliamento e la salvaguardia della sicurezza sul lago sono aspetti chiave e sui quali contiamo come amministrazione. Pino Greco si è dimesso dalla carica di segretario del PD del VCO, una decisione arrivata in seguito alla sua nomina ad amministratore unico di Conser VCO. Il partito ieri sera si è riunito a Pieve Vergonte per analizzare il voto del 26 maggio. Pur in una situazione nazionale ancora problematica per il nostro partito, i risultati ottenuti nel VCO dai sindaci del PD e di area sono stati molto positivi, con la riconferma di tutte le amministrazioni comunali a guida centrosinistra, si legge in un comunicato. Nell'incontro di Pieve, il PD ha preso atto delle dimissioni di Greco e ha deciso che sarà proprio il presidente dell'assemblea provinciale, Graziano Zaretti, a guidare il partito. Zaretti sarà affiancato dai componenti della segreteria provinciale uscente, da stabilire se il nuovo segretario sarà eletto dalla stessa assemblea provinciale o attraverso un nuovo congresso convocato dal PD piemontese. Domani partono i saldi dalle associazioni dei consumatori, l'invito a prestare attenzione agli acquisti.
Da domani e sino al 31 agosto tutti a caccia di affari. Arriva la stagione dei saldi estivi, sconti e riduzioni arrivano dopo maggio nero per l'abbigliamento e gli accessori, fanno sapere a livello regionale da Ascom. Come sempre a fare la parte del leone sarà il comparto dei vestiti, ma non mancheranno le offerte anche in tema di calzature, intimo, profumeria. Anche a livello locale qualche negozio è già partito da alcuni giorni con campagne promozionali. Gli sconti dei saldi estivi vanno da un minimo di 30 ad un massimo del 50%. Sconti partiti dopo una primavera zoppa e secondo Ascom è la peggiore degli ultimi decenni. Le previsioni per il Piemonte parlano di una spesa media famiglie variabile fra i 200 e i 230 euro, ovvero 97 euro a persona circa. La partenza dei saldi è motivo per il commercio dei piccoli negozi per denunciare la concorrenza sleale dei grandi marchi e catene commerciali e dell'online che effettuano vendite sotto costo in ogni periodo dell'anno. Dalle associazioni dei consumatori invece, come sempre, arrivano le raccomandazioni a vagliare bene i capi acquistati. Sempre più spesso la stagione dei saldi, avvertono per qualcuno, è occasione per smerciare capi diventati giacenze di magazzino. Ladri vandali in azione nella notte a Trarego Viggiona, si sono introdotti nella casetta che ospita la Proloco forzando la serratura e sottraendo il PC e gli spiccioli contenuti nella cassa. Inoltre hanno agito in un parcheggio isolato spaccando i finestrini di alcune auto e rubando quanto presente nelle vetture. L'accaduto è stato denunciato alle forze dell'ordine. In paese è presente un sistema di videosorveglianza che potrebbe aiutare a identificare i responsabili. Dal sindaco Renato Agostinelli l'invito alla popolazione a segnalare tutto quanto possa risultare strano o sospetto. In mesi in cui il via vai di mezzi e persone, visto il periodo turistico, aumenta notevolmente. Massimo Stilo è il nuovo sindaco di Castelletto Ticino, succede a Matteo Besozzi che pur non entrando in giunta si occuperà per il prossimo quinquennio della gestione dei rapporti con ANCI, Regione e uffici comunali. Siamo alla continuità con un rinnovamento e si continua a lavorare sempre rispettando magari anche i programmi già iniziati tempo fa. Abbiamo tante idee da portare avanti e nuove idee con anche una giunta rinnovata e tutti i consiglieri con una delega, quindi un segnale proprio di coinvolgimento dei giovani per una continuità, insomma. Non dimentichiamo che nell'ambito del Consiglio Comunale c'è sempre un uomo di esperienza che risponde al nome di Matteo Besozzi. Assolutamente, anche Matteo è rimasto in lista con noi ed è consigliere comunale e a lui ho dato per la sua esperienza la delega ai contatti con ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e con gli enti istituzionali nazionali e sovranazionali. Questo proprio per la sua esperienza che ha avuto anche a Bruxelles e a Roma nel recuperare anche fondi come ha fatto in questi anni. Si chiama FibroScan ed è un'apparecchiatura che permette di valutare lo stato di salute di pazienti affetti da malattie al fegato. La strumentazione pone all'avanguardia l'ospedale Omegnese nella cura delle patologie al fegato. Al COC di Omegna, uno strumento di ultima generazione non invasivo per indagare lo stato di salute del nostro fegato. È il FibroScan CAP, una nuova apparecchiatura in grado di valutare non soltanto il grado di elasticità del fegato, ma anche la steatosi epatica con alta efficacia diagnostica. Sono trascorsi 15 anni da quando per primo in Italia il servizio di epatologia del centro ortopedico diretto dal dottor Cosimo Colletta sostituì la biopsia epatica introducendo il FibroScan nella pratica clinica per la diagnosi delle malattie del fegato. Ma oggi non è più sufficiente stabilire la severità della fibrosi, c'è anche bisogno di quantificare la steatosi epatica caratterizzata dalla presenza del fegato grasso. Il fegato grasso è presente infatti nel 25% della popolazione adulta e in maniera inaspettata causa cirrosi con tutte le conseguenze che questa diagnosi può comportare. Si consiglia pertanto lo screening per la stenosi e la fibrosi agli individui che sono in sovrappeso, ai diabetici e anche ai soggetti che assumono alcol o che sono portatori di virus epatici. Fino ad ora l'ecografia è stato lo strumento di prima linea per la diagnosi di steatosi epatica, ma purtroppo essa non riesce a rilevarla se non quando supera il 30% del peso del fegato. Con la nuova apparecchiatura, peraltro portatile e dotata di sonde adatte a qualsiasi tipo di paziente, sarà possibile al letto del malato stabilire il danno epatico in pochi minuti, svelando una malattia insidiosa e senza sintomi d'allarme. Risultati per eliminare
preliminari in corso di pubblicazione ottenuti con questa metodica nei pazienti affetti da diabete hanno permesso di evidenziare inaspettatamente una steatofibrosi severa nel 15% dei casi. Prosegue dunque l'attività di investimento tecnologico presso i servizi dell'ospedale Madonna del Popolo per migliorare la qualità delle prestazioni erogate. Il CAI Valle Vigezzo organizza per domani sera alle 20.45 al cinema di Santa Maria Maggiore una serata commemorativa in occasione del 40° anniversario della tragica scomparsa di Primo Bonasson, la prima guida alpina della Valle Vigezzo. Maestro di sci e alpinista provetto, Primo Bonasson nella sua breve vita è stato un tenace esploratore e valorizzatore della montagna vigezzina. Fondatore e primo responsabile del soccorso alpino della Valle, vicepresidente della locale sezione del CAI, ha legato il suo nome a scalate che non sono mai più state ripetute. Guida alpina altruista e generosa, non esitò ad arrampicarsi sul muro esterno dell'albergo Excelsior, strappando alla morte alcuni dei turisti bloccati nelle loro camere minacciate dalle fiamme e dal fumo durante il drammatico incendio del 26 maggio 1975 a Santa Maria Maggiore. Durante la serata sarà presentato il libro Vado super di là, Primo Bonasson, la prima guida alpina della Valle Vigezzo, scritto dal giornalista e nostro collaboratore Marco De Ambrosis e realizzato con il patrocinio del CAI Valle Vigezzo. 29 eventi animeranno la stagione culturale di Verbania. Si comincia a settembre con il primo spettacolo, il cartellone accontenta tutti i gusti. La stagione è stata presentata l'altro giorno con un ospite d'eccezione, Ettore Bassi. Presentata la stagione, gli eventi del Teatro Il Maggiore a Verbania, presentata dato in modo abbastanza caratteristico con un'apertura dedicata al tango, proprio in riferimento al primo spettacolo di settembre, Tango di Periferia. Ma entriamo nel dettaglio in quella che è invece la stagione teatrale. Tantissimi bravi attori, da Ettore Bassi, la Solarino, Scarpati, Nessi Brilli, la Pession, davvero una stagione molto ricca. Lino Guanciale, cioè devo dire abbiamo tutti Zeno, abbiamo tutti grandi nomi, ma tutti grandi nomi di, ci tengo a dire, di qualità, perché non basta il grande nome, ci vuole la qualità. Ettore Bassi, che è stato molto, mi ha fatto molto piacere la sua presenza oggi, perché è protagonista dell'Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente, ci tengo a dire, debutterà qua. Poi c'è questa nuova rassegna Monologando, che mi sono un po' inventata quest'anno, di giornalisti e artisti, da Lella Costa a Celestini a Severgnini, alla Murgia, a Joel Edix. E, la lirica, Mirabella, grande richiesta, devo dire, perché mi sono arrivate delle mail dicendo tutti lo vogliamo ancora. A Ettore Bassi l'onore di aprire la stagione teatrale Il Maggiore di Verbania, L'Attimo Fuggente, a 30 anni dall'uscita del film in Italia, riproponete questo testo, è un testo impegnato. Sì, è un testo bellissimo che stranamente non era ancora stato realizzato in teatro fuori dagli Stati Uniti, noi siamo i primi ed è un grande orgoglio, perché poi comunque è una storia bellissima, una storia di formazione e io credo sia una storia che ancora oggi in un certo senso purtroppo è necessario raccontare ed è soprattutto necessario farla vedere ai ragazzi di oggi. Voi sarete qui a Verbania anche per preparare proprio lo spettacolo, verrete 20 giorni prima circa. Sì, veniamo qui ad allestirlo ed è bellissimo perché questo è un posto meraviglioso, un teatro stupendo, una location che sembra di essere in vacanza e quindi questo è anche il bello del teatro. Musica in quota, prosegue il cammino in musica all'Alpe Casalavera, il secondo appuntamento della rassegna vedrà protagonista la grande orchestra GMO, si esibirà domenica 7 luglio alle 11.30 presso l'Alpe Casalavera. Presentata la nuova rivista di bordo che si trova sugli autobus Comazzi. Il secondo numero della rivista di bordo Comazzi Bus ha iniziato il suo viaggio. Un viaggio che si sviluppa lungo le centinaia di migliaia di chilometri che gli autobus di autoservizi Comazzi percorrono ogni anno lungo lo stivale e nei principali centri europei e che ha l'obiettivo dichiarato, fortemente voluto dal titolare dell'azienda, Carlo Galli, di promuovere il territorio delle province di Novara e del Verbano Cuseossola.
Le 5.000 copie della rivista sono distribuite gratuitamente, oltre che sui bus, negli uffici turistici, nei comuni e nelle principali attività turistico-ricettive della zona. Ma è un viaggio anche quello che ci apprestiamo a fare sfogliando la rivista, coordinata come sempre da Carlo e la Rapessina. Si parte da Novara per attraversare l'Alto Vergante nella direzione dei nostri laghi, un territorio unico che concilia la pianura con le montagne e il blu magnifico degli specchi d'acqua. Le meravigliose immagini di Carlo Pessina accompagnano gli articoli firmati da Beba Schranz e catturano l'attenzione del lettore, o meglio del viaggiatore. Eccoci a Borgomanero, città crocevia tra montagne, laghi e pianura fin dal Medioevo. Da Borgomanero ad Arona il passo è breve. La dinamica città del Basso Lago, su cui svetta il Colosso di San Carlo, punta sempre più su turismo, eventi e sviluppo sostenibile. Dal novarese ci trasferiamo in Ossola e qui un ampio servizio è dedicato al liceo Giorgio Spezia di Domodossola. Uno sguardo rivolto verso i parchi naturali Veglia d'Evero e Valle Antrona dà la possibilità al lettore di andare alla scoperta di questi magnifici ambienti montani nei quali regnano la natura e la pace. Proseguiamo il nostro viaggio per scoprire una storia che è quasi una fiaba, quella della Fondazione Paola Angela Ruminelli, la benefattrice figlia di un grande musicista, dapprima direttore del Conservatorio di Brescia e poi primo violino del prestigioso Teatro Carlo Felice di Genova. Dal turismo alla cultura alle attività produttive di eccellenza e allora un ultimo articolo è dedicato all'azienda casearia Palzola. Non ci resta che augurarvi buon viaggio, sfogliando le pagine della rivista di bordo Comazzi Bus. Siamo all'appuntamento del venerdì con i sapori dell'Alto Piemonte. In collaborazione con la delegazione verbanese dell'Associazione Italiana Sommelier, vi portiamo tra Cureggio e Fara novarese con i vini della Cappuccina. Una realtà giovane che lavora con vitigni storici è la Cappuccina. L'uva cresce a Fara Novarese, l'azienda si trova a Cureggio. Abbiamo un 90% di Nebbiolo, 10% di Vespolina, un vigneto relativamente vecchio perché sono tra i più bei vigneti che ci sono a Fara, con concezione già nuova, Viti Agugliò. Qual è la vostra produzione? Allora, quest'anno abbiamo prodotto 25.000 bottiglie, il 90% Nebbiolo, produciamo una Vespolina fatta in metodo classico, tradizionale, quindi solo acciaio, un Nebbiolo giovane, fresco, che ha solo un mese di rovere di Slavonia, sempre botte grande, e la nostra punta, l'Opera 32, che ha 16 mesi di invecchiamento in rovere di Slavonia, Pauscia, rovere austriaco, fine elegante. Grande l'attenzione alla tradizione. Ad esempio la Vespolina è un vigneto storico che non deve essere abbandonato. Prima la Vespolina veniva utilizzata come in tutti i crew per fare tutte le doc, quindi Gheme, Fara, Sizzano, ha una percentuale di Vespolina all'interno, quindi veniva usata come blend. Da pochi anni abbiamo ricreduto in questo vitigno e stiamo facendolo anche in purezza. Logicamente un vino abbastanza particolare, autoctono, più difficile, perché è una bella acidità, una bella tannicità, noi siamo molto affezionati, ma queste tradizioni non devono essere mollate. Oggi le DOC si stanno spostando sempre di più verso il Nebbiolo in purezza, quindi la percentuale di Vespolina è più alta, più bassa. Molto bello invece che la Vespolina venga utilizzata anche in purezza, perché ha queste caratteristiche, note floreali, pepe, viola, spezie, che sono proprio particolari, identificano il nostro territorio. Ma le vostre produzioni restano qui? No, oggi la cosa bellissima è che l'Alto Piemonte è stato, ha una grandissima visione mondiale. Prima era abbastanza dimenticato, oggi ricordiamoci che siamo nati ancora prima di Barolo e Barbaresco a livello di importanza. Oggi c'è una grande riscoperta, fatto sta che la nostra azienda è molto giovane, nasce nel 2015, ma vendiamo già il 50% della produzione negli Stati Uniti, nell'alta ristorazione e nelle altre enoteche. Questo vuol dire non tanto quanto siamo bravi noi, quanto è bravo il nostro territorio, che oggi dire colline novaresi, oggi dire più che al colline novaresi Alto Piemonte. L'Alto Piemonte è sinonimo di qualità e di grandi vini.
Siamo ora allo sport, in apertura il podismo, si è corso ieri sera il Grand Prix Città di Omegna, ha vinto Vasilisil Matviciuk precedendo Marco Giudici e Giovanni Cotti. In 130 ieri al via del Grand Prix Città di Omegna, inserito nel circuito di VCO in corsa giunto alla decima edizione e come sempre in ricordo di Patrizia, una mamma per il mondo dell'atletica, stimata e ben voluta da chi a distanza di 10 anni la ricorda ancora con enorme affetto e commozione. E non poteva che vincere l'ucraino volante Vasil Matviciuk, che a Patrizia era legatissimo. Il 37enne ha vinto con il tempo di 15 minuti e 15 secondi, volando sui 3 giri del percorso cittadino di complessivi 4.800 metri. Alle sue spalle, staccato di una decina di secondi, Marco Giudici della Sport Project VCO, terzo gradino del podio per Giovanni Cotti. Quarta posizione per Mauro Stoppini, poi il duo della Capdese Marco Valagussa e Giuliano Bossone. A seguire ed a chiudere la top 10 Marco Gattoni, Pellicanò, Falcioni e Scrimaglia, con il figlio di Patrizia Francesco Pizzi, splendido 11°. In campo femminile il successo è andato a Veronica Bona, che ha confermato di attraversare un momento di grazia. La vincitrice ha chiuso la sua fatica in 19 minuti netti, seconda Giovanna Sella, terza Barbara Benatti e quarta Melissa Aragonesi. Molto applauditi anche i bambini che hanno preso parte al minigiro, scattato una decina di minuti prima del via della gara dei grandi, che prevedeva, lo ricordiamo, lo strappo spaccagambe della rampa di Santa Lucia, oltre a passaggi impegnativi nelle strette vie del centro di Omegna e lungo la passeggiata della Nigoglia, con arrivo e partenza da Largo Cobianchi. Tra i più piccoli, doppietta dei fratelli Simone e Federico Abbatecola del circuito running, primo e secondo, con Leonardo Bruno terzo. Tra le bambine ha vinto Viola Tumbolo davanti a Sara Sibiglia ed Ilaria Selva. Ora invece ci spostiamo nel Verbano, ad Arona, che si prepara ad accogliere i tanti atleti che domenica parteciperanno all'ottava edizione del triathlon. Si preannuncia un grande spettacolo. 7 luglio 2019, Arona Main, alla 9ª edizione, un successo anche quest'anno, una settimana prima sono già 430 gli iscritti, quindi possiamo immaginare che i 500 si raggiungeranno sicuramente. Sì, certamente, speriamo di arrivare a 500 atleti, una bella giornata di sport grazie alla città di Arona, alla Proloco, che ci ospitano da 9 anni in maniera consecutiva, un evento con 1900 metri di nuoto, 90 km di ciclismo da strada e poi ancora un 21 km di podismo, quindi una bella mezza maratona, tutto sul lungo lago, sulla nuova pista ciclabile di Arona. Ecco, un panorama bellissimo, soprattutto per chi lo percorrerà poi in bicicletta, si passa anche da Strese e dall'Alto Vergante. E quello che è importante è che avete avuto la collaborazione di molte associazioni di Arona. Sì, senza di loro sinceramente non si può fare, quindi ringraziamo ovviamente il comune col vice sindaco Federico Monti, poi abbiamo la Proloco, poi c'è la Croce Rossa Italiana, gli AIB, tutti i volontari, la Lega Navale che ci dà un grande supporto logistico e tecnico per la prova di nuoto che è fondamentale in una gara di triathlon, e quindi un successo un pochino per tutta la città di Arona secondo me, e poi una grande ricaduta turistica ricettiva perché gli alberghi di Arona ospitano quasi tutti gli atleti, visto che la partenza sarà alle 6.50 di domenica da Piazza del Popolo. Dicevi prima c'è la possibilità di iscriversi fino all'ultimo momento, proprio per quelli dell'ultima ora. Sì, il sito internet è www.aronamen.it, si possono avere tutte le informazioni per potersi iscrivere, l'importante è che siate tesserati per la Federazione Italiana Triathlon oppure avere un certificato in corso di validità adatto all'attività sportiva agonistica per il triathlon. Questa manifestazione, oltre che essere una gara sportiva, è anche un'opportunità per Arona, perché mi risulta che il 90% pernottano negli alberghi. Sì, esattamente, come stavo dicendo prima, la partenza è alle 6.50 del mattino, quindi gli atleti devono per forza dormire in zona, fanno una colazione anticipata verso le 4.30-5, poi arrivano in zona cambio, portano le biciclette e sono in acqua alle 6.50. Tutti gli alberghi convenzionati con noi sono già al completo, ci sono altre strutture che comunque hanno ancora qualche posto, per chi volesse pernottare qui nella Arona possono ancora affrettarsi per prendere gli ultimi posti disponibili. E per il momento è tutto, vi ricordo il nostro sito internet www.vcoazzurratv.it. Grazie per averci seguiti, arrivederci alle prossime edizioni.